tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto io devo grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno. In questo contenuto voglio parlare di quello che sta succedendo in casa Inter, cioè il passaggio da Suning a Octree, nuova proprietà. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, continuate a supportarci con mi piace, commenti, iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per me è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo come canale, più portiamo contenuto, più portiamo contenuto, più portiamo nuovi format, ma soprattutto riusciremo a portare ospiti. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della nostra community perché ci deve fare crescere sempre, sempre di più. Poi abbiamo il secondo canale di OneTV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo anche dei canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Signori miei, in questo canale siete liberi. Ci sono solo due regole da rispettare: educazione e rispetto. Se voi in questo canale avete educazione e rispetto, potete parlare di chi volete, potete. Se qualche giocatore, qualche allenatore, qualche società non vi piace o sbaglia, la potete criticare, perché qui non ci sono gli sponsor che ti obbligano a parlare bene o male di qualunque soggetto. È un canale libero. E allora, partiamo col contenuto. Io ora sto sentendo davvero di tutto. L'Inter fallirà, l'Inter sarà venduta a pezzi, l'Inter cederà. Ma signori miei, partiamo dal presupposto. Partiamo dal presupposto. L'Inter non fallirà. Chi dice queste fregnacce? Chi dice queste fregnacce? Vuole fare solo fare visualizzazione, vuole entrare non lo so dove, però secondo voi una società come l'Inter, che fa parte di quel cerchio magico di 20 squadre storiche del mondo, viene fatta fallire? Ma davvero credete una cosa del genere? Davvero credete una cosa del genere? Il calcio Serie A è guidato da tre società: Juve, Milan e Inter. Se non ci sono queste tre società, la Serie A fallisce e lo sanno tutti. Hanno cercato di distruggere la Juve nel 2006, convinti però, perché c'era un mondiale vinto, l'onda della vittoria mondiale. La Juve è stata mandata in B. Quando la Juve è stata mandata in B, la Serie A è il primo campionato europeo, forse anche il primo del mondo. Da quel momento in poi è arrivato quinto al mondo, dietro anche alla Liga. E secondo voi loro faranno fallire l'Inter? E allora non prendiamoci in giro. Ma il problema è un altro. Oggi è un giorno storico perché, se non mi sbaglio, dopo 8-9 anni di presidenza Suning, di Steven Zhang come presidente, l'Inter, almeno come dicono i giornali, oggi passa al fondo americano Octree. E può essere un bene, può essere un male, a noi non ci interessa questo. Poi il tempo ce lo dirà se è stato un bene o un male, ma il problema è un altro. Fino ad oggi i giornali hanno coperto tutto. Fino ad oggi, fino a che non è scoppiato questo bubbone, perché è scoppiato un bubbone, alcuni capi direttori di giornali nell'area sport parlavano solo delle feste scudetto dell'Inter. Non hanno mai menzionato questo problema, perché questo è un problema. Qual è il problema? Che Steven Zhang gli sono stati bloccati i fondi dalla Cina, perché la Cina ha detto da oggi in poi non si investe più sul calcio, e tutti gli introiti che sono all'estero devono tornare in Cina. Semplice. E Steven Zhang, che si voleva tenere l'Inter, è andato giustamente in un fondo americano a chiedere dei capitali. È andato a questo fondo americano Octree. Octree mi ha dato i soldi, gli ha dato il capitale, però c'era semplicemente, quando io vado a cercare soldi, c'è la data di consegna del prestito. Quella data, se non mi sbaglio, era 21-22 maggio 2024. Nel momento in cui tu non mi restituisci i soldi, io mi prendo cosa hai messo impegno, cosa hai messo come garanzia del prestito. E lui cosa aveva messo come garanzia del prestito? Le quote dell'Inter. E allora, da oggi in poi, c'è un nuovo proprietario, c'è un nuovo presidente.
Ma quello che mi fa riflettere è che nel CDA dell'Inter c'erano già due rappresentanti di Octrim. Come mai non hanno controllato? Cioè, cosa dovevano controllare? Che Steven Zhang avesse in questi anni la possibilità di restituire questo credito. Ma il problema non è tanto questo credito, perché questo non fa parte dell'Inter. Questo fa parte di Zhang. Il problema è che l'Inter ha un credito da restituire entro il 2027 di oltre 400 milioni di euro. Quello è il vero problema dell'Inter. Quello rischia davvero tanto l'Inter. Ma alla fine, quello che a noi ci interessa è tutto su questo argomento, che io mi auguro che l'Inter resti competitiva, mi auguro che l'Inter resti sempre la squadra più forte, perché io voglio battere l'Inter questa qua. Non voglio battere l'Inter che deve perdere, deve vendere o Lautaro, deve vendere Barella. No, no, a me mi interessa battere l'Inter più forte, perché più forte è il tuo nemico e tu più forte devi diventare. Quelli che si augurano, o Juventino, o Milanisti, che l'Inter si debba vendere i giocatori migliori, per me sono codardi, perché devi battere sempre, sempre, sempre i più forti. In questo momento l'Inter è la più forte. Io mi auguro che il prossimo anno tenga tutti questi giocatori, perché parliamoci chiaro, l'Inter ci si è già rinforzata abbastanza, perché ha preso Taremi e Zielinski, due giocatori a parametro zero. Ma per il momento sono bloccati come ingaggio, perché nel momento in cui deve entrare Octrim, cioè fare un nuovo presidente, un nuovo CDA, rileggere a alcuni delegati, alcuni contratti sono bloccati, però alla fine sia Taremi sia Zielinski andranno all'Inter. L'unico dubbio per me è il rinnovo di Lautaro Martinez. E mi sembra anche di Barella, perché cercano una certa cifra. Io penso che Octrin non vada lì e dice sì, va benissimo, diamo 12, diamo 13 milioni di euro. Penso di no. Però io voglio che resta l'Inter forte, perché io voglio battere i più forti. E per il momento il più forte è l'Inter. E chi sta dicendo che l'Inter fallisce sono solo stronzate, sono solo cazzate. Il problema è un altro. Il problema è che il giornale più importante italiano di sport, la Gazzetta dello Sport, ha fatto finta che questo accaduto non succedesse, non c'era. Ha fatto finta che questa data non c'era. E questo è il vero problema. Poi che la Gazzetta è il portavoce ufficiale dell'Inter lo sanno tutti. Però fare finta che questo accaduto non c'è, perché nello stesso tempo, mentre Zhang annunciava i problemi, che non riusciva a pagare il credito con Octrim, c'era la festa per la consegna del trofeo dello scudetto. Cosa mette in prima pagina la Gazzetta? La festa scudetto, lasciando per parte i problemi di Zhang. Ma ci sono una domanda: vi immaginavate che quello che sta succedendo all'Inter succedeva alla Juve? Dalla Gazzetta cosa sarebbe uscito fuori? Addirittura ci ricordiamo lo scorso anno, che hanno pubblicato intercettazioni che non c'entravano niente sull'inchiesta. Ma questo è il giornalismo italiano. Poi qualcuno mi dirà che l'Inter non è protetta dai giornali. Comunque, precisiamo, cambia l'era l'Inter, nuovo proprietario, come dicono sempre i giornali, che noi andiamo, noi ascoltiamo quello che dicono i giornali, che il nuovo proprietario sarà Octrim. L'era di Zhang, che a me mi stava anche simpatico. Alla fine, signori miei, Steven Zhang ha portato a casa due scudetti, ha portato, mi sembra, tre Coppe Italia, ha portato tre Supercoppe italiane, una finale di Champions. L'unica cosa che l'ultima festa scudetto non è potuto tornare in Italia a festeggiare. Ma questa domanda i giornali italiani nell'ambito sportivo non se la sono mai fatta, perché non può venire in Italia. Però va bene così. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordate, l'Inter non fallisce. Anzi, io mi auguro che si rinforzi, perché voglio battere l'Inter più forte, non l'Inter indebolita.
sempre mi piace e commenti. Ciao!